Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete l'altro giorno ho fatto uscire un video, la mia opinione circa quella che è stata appunto l'assunzione di Ancelotti al Napoli. Chiaramente io solitamente non parlo mai di altre squadre, ma ho reputato di parlare di Ancelotti perché il Napoli è una squadra importante nel panorama italiano, pertanto essendo una delle nostre contendenti allo scudetto negli ultimi anni, probabilmente anche nei prossimi, è una cosa che ci riguarda, visto che poi non è che vado a parlare dell'allenatore del Chievo Verona che non ci interessa in nessun modo. Ancelotti è un nome importante per una squadra importante che per la Juve conta qualcosa, contando che senza di loro insomma giocheremo da soli. Detto questo, chiaramente al di là di questo io sono liberissimo di fare i video che voglio, io non parlo mai di altre squadre se non per occasioni come queste che ritengo importanti, giusto per valutare un po' la situazione. Detto questo, al di là di tutto io sono libero di fare quello che voglio, ci sono tanti youtuber che parlano di tutto e di niente, perché in realtà non conosco niente, ma parlano per sentirlo dire. Io il Napoli l'ho vissuto da avversario, come tifoso avversario, pertanto credo che dare una mia idea su quella che è la sua assunzione, di Ancelotti appunto, e quelle che potrebbero essere i riscontri poi positivi o negativi anche nei confronti della Juve, mi pareva una cosa giusta. Poi ovviamente sarete liberi di seguire anche youtuber che parlano di tutto, che in realtà però non sanno niente. Detto questo, io nel video dico chiaramente all'inizio che mi sarei aspettato ictu e mortis, solitamente gli insulti da parte dei napoletani. Era un modo per dire, attenzione, non insultate prima di guardare il video, perché c'è un video da guardare, sono 10 minuti di un discorso, che magari potrete in qualche modo non essere d'accordo con quello che dico, anzi non è che voglio avere ragione per forza, però chiaramente guardate il video e rispondete così come è giusto rispondere, in modo civile, come mi sono posto nei nostri confronti. A dire di tutto, visto che io, come sapete, per chi mi segue da tanto tempo, ho 500 video che parlano per me. Io neanche sfiori di sfottò di per sé, figuriamoci poi gli insulti e le cavolate e così via. Sono libero di pensare che Sarri è un allenatore che non mi piace, sono libero di pensare che Ancelotti sia un upgrade, sono libero di pensare che magari Napoli non è detto che vinca qualcosa appunto perché c'è Ancelotti, sono libero di pensare un po' qualsiasi cosa. Vi leggo un po' di commenti che ho avuto e sono alcuni perché poi alcuni li ho anche. Ho dovuto modificare il discorso dei commenti liberi, adesso sono a approvazione, quindi qualcosa poi d'ora in poi vado a limare, però ho lasciato tutto ciò che. Tutti i commenti che ho ricevuto li ho lasciati, poi se i proprietari di questi commenti andranno a cancellarli perché si trovano in questo video è un problema loro, però tutto ciò che vedete in questo video lo vedete anche nei commenti sotto. Poi facciamo una valutazione su quello che sono i commenti e su quello che penso la tifoseria napoletana, visto che poi alla fine sono loro che si sono sentiti in qualche modo colpiti. Iniziamo da questo commento, ma fatti una scopata Rosico e Rubentino. Guarda, io ti dirò, una scopata me la farei anche perché recentemente si vede poca cosa in giro. Però diciamo che detta così sicuramente non è un invito amichevole. Se continuate a rubare, grazie al cazzo che Sarri diventa un perdente. Quindi qua non è un discorso mio personale, quindi un attacco personale, ma lo prendo come personale, perché il fatto di rubare rubare fa parte di un clima di calcio che a me non piace mai. Quest'anno hai vinto, ma sei un tifoso intellettualmente onesto, e questo qua poi continua con lo screen dopo, volete vincere in tutti i modi possibili, e poi nei commenti guardate sotto fa riferimento al fatto che rubiamo. A Cirt, allora io non conosco bene il dialetto napoletano perché non sono di Napoli chiaramente, però ho chiesto in giro, credo che a Cirt non ho scritto sbagliato perché dovrebbe essere a Cirt con due C, che dovrebbe essere ucciditi. Allora io per uccidermi in effetti vorrei farlo. Allora io vi invito tutti a fare come me, andare su YouTube, semplicemente su YouTube, e cliccare su questo video qua, cercare su YouTube, cercare Sturaro perde palla, ok? Lo mandiamo e ci uccidiamo. Eccolo qua. Footballer, watch. Sì, in effetti inizia un po' a infartare il discorso. Vedi, ho anche seguito il tuo consiglio e mi sono ucciso. Detto questo andiamo avanti. Brucia, fatti il bidet se sai cosa serve. Allora, brucia, prima, fatti il bidet, allora questo del bidet talvolta viene spesso da parte di alcuni di Napoli che rivendicano appunto la proprietà del bidet. Sarà anche vero, però in effetti si usa anche qua il bidet, credo che si usi in tutta Italia, quindi cioè, io me lo faccio il bidet, con quello che cago poi, non sapete. Con questo qua dice che sei il classico tifoso juventino, allora sono talvolta spesso si dice che noi generalizziamo, poi sei il classico tifoso juventino, in effetti sta generalizzando pure lui. E diciamo che qua, diciamo che sono i soliti accuse sul fatto che semplicemente uno non vede il video e in realtà al Napoli ho fatto un complimento, anzi ho detto che alla fin fine io in qualche modo sono a favore dell'arrivo di Ancelotti perché la mentalità che Ancelotti porta in realtà potrebbe cambiare. Pertanto in realtà è un complimento, visto che insomma, si passa da una situazione peggiore a una migliore, ma forse non è facile comprensione. Lo hai chiesto, chi vestra morte, tu hai il gioco di merda che fate rubando, vince De Buffone, che figura di merda. Ecco, quindi io ho chiesto, e sono arrivato, quindi è l'unico chi vestra morte che mi è arrivato. Uè capucchio, che credo che sia riferito alla testa, o testa grande, sì, ma in effetti in testa grande sta cervello grande.
E questa cosa qua non ve lo leggo, me lo metti sull'impressione, rubiamo, grazie al satto, sono solite cose insomma sulla linea di prima che sinceramente mi danno molto fastidio, quasi come gli insulti personali. Scusate, ma non è che posso leggere tutto bene. Mammeta è una puttana mite squorne, con una squadra normale 91 punti. Allora, poi me lo spiega sotto come se non avessi capito che tua mamma è una puttana, cornuta credo, una cosa del genere, in ogni caso un insulto non solo a me ma anche a mia madre. Non glielo faccio leggere perché chiaramente si incazzerebbe anche lei. Perché ti aspetti che tu è morta quando potremmo semplicemente parlare e che la bucchina mamma, quindi la bucchinara di mia madre. Quindi chiaramente sono soliti commenti che, di persone che sicuramente sono nella vita valorose, perché diciamo i commenti personali a me quasi quasi sorvolo perché fanno ridere, quando poi in effetti si fa riferimento a madri, padri, sorelle, fratelli, inizia a diventare un po' pesantuccio, soprattutto perché io ho fatto un video in cui dicevo la mia opinione su Ancelotti, quindi non è che ho detto Napoli merda in diretta insomma, mondiale, però in ogni caso. Chiaramente qui sono i commenti di persone che uno si chiama Marco col 4 tra l'altro YouTube, quindi non ha nome e cognome, non ha foto di riferimento, l'altro Gigi Lista che sicuramente Lista non ha un cognome, neanche Gigi probabilmente perché Gigi fa riferimento sotto a Gianluigi o Luigi, ma in ogni caso diciamo che io ci metto la faccia da sempre e non ho problema a dire nulla. Questa gente evidentemente ha qualche problema con se stesso. Detto questo, però io sono una persona intellettualmente onesta, cosa che mi è stata in qualche modo smentita prima in quel commento. E dico sempre che non bisogna generalizzare, cioè questi commenti sono altamente offensivi, alcuni altamente stupidi, quelli del rubare e così via, però non dico che tutti i napoletani sono così, non voglio passare per quello che dice una cosa del genere, anzi voglio passare per la persona più intelligente rispetto a quelli che ho già letto e vi mando in sovrappensione questi commenti qua, ve li mando in sovrappensione perché sono lunghi, sono quelli là un po' più articolati, in effetti sono quelle persone che sono tifosi, persone normalissime come lo sono io, come lo siete voi. Pertanto mi pareva giusto dargli spazio, perché tra i commenti, quelli negativi, ci sono quelli positivi, che non per forza devono essere commenti che mi danno ragione, perché non è che voglio avere ragione, si può anche avere, possono avere pareri contrari anche espressi in modo non offensivo. E sono quelli che ho provato e quelli che ho messo il cuoricino. Io non vi leggo perché ho detto che sono troppo lunghi, Gio Freccia. Qua, sono napoletano, questo qua si scusa per i suoi concittadini che ti insultavano senza motivo. Io gli ho detto, guarda, non devi scusarti di niente perché tu sei a posto con la tua coscienza, il fatto che gli altri mi insulti non vuol dire che tu sei colpevole. In ogni caso, leggete il commento, ma chiaramente mi dà ragione, e così via. Questo è quello che mi dà più ragione di tutti, anche in merito al discorso in sé. Questo Peppe è un fan di Peponi, infatti qua fa riferimento a Ancelotti e Torino, ma in ogni caso un commento di quelli che cercavo io. Questo qua invece Destino Channel ha compreso benissimo il mio pensiero, è in parte d'accordo, mi mette dei dubbi circa alcune cose che ho detto, non è d'accordo su alcune cose, abbiamo chiarito, gli ho anche rispiegato un discorso che ho fatto dopo. In ogni caso questo è un commento di quelli, e poi mando anche l'altra parte, sì, ecco qua, ho capito il tuo discorso, in parte lo condivido. Insomma, questi sono i due commenti che mi hanno fatto molto piacere, perché in effetti non bisogna essere d'accordo al 100%, in questo caso è d'accordo al 50% perché condivido in parte il mio pensiero. Poi però ha detto la sua, io ho ridetto la mia in modo magari altre parole perché magari potrei essere insomma, fraintendibile in qualche modo e finita là. Cioè, perfetto, questo commento l'ho lasciato, l'ho trovato ancora e ci ho messo anche il cuoricino come avete potuto vedere. Questo Luca dice che non è d'accordo che De Laurentiis sia preso per i napoletani, bla bla bla, salutami Peppone, tra l'altro, tutti che vogliono farmi salutare Peppone, tra l'altro salutatelo voi. Cioè. E ok. E poi c'è un altro commento che non ho screenato perché semplicemente è troppo lungo e lo screenato al cellulare, come vedete dal tipo di format è lungo, è di un certo Vincenzo che trovate tra l'altro nei commenti, è stato molto critico nei miei confronti, molto molto, cioè nel senso che non ha offeso, però diciamo che era praticamente non d'accordo con me su ogni cosa. Ha detto delle parole un po' pesanti che però ho interpretato un po' come io quando dico che i napoletani sono permalosi, in effetti può essere anche vero e ha dato a me e agli juventini in generale degli arroganti. Può essere anche vero se dal punto di vista in cui lo si riguarda questa cosa qua non sono d'accordo, però chiaramente si può recepire dall'altra parte una cosa del genere. Al di là di questo non c'è nulla di offensivo e alla fine mi ha anche detto che mi porto allo stadio a San Paolo appunto, guarda la partita insieme. Quindi diciamo che era stato una specie di commento molto critico, proprio estremizzato al massimo, però pur sempre nei limiti della civiltà, che è quello che mi è piaciuto. Ho commentato un po', ho avuto degli scambi, poi chiaramente con la mole di commenti non è che posso perderci le ore a commentare tutte le risposte, ecco, chiaramente, quindi è per quello. Mi scuso se non sono stato insomma, completo nelle risposte. Detto questo, perché ho fatto questo confronto? Perché a me non piace generalizzare, che non passi questa cosa qua. Chi mi accusa è perché non mi ha mai seguito e come ho detto ci sono 500 video che parlano per me.
Io da Juventino posso dire che la mia tifoseria è una delle peggiori, perché noi siamo talvolta tacciati di essere occasionali ed è vero, ma non perché tutti gli Juventini lo siano, ma perché il tifoso medio Juventino lo è, perché siamo tanti, non tutti colgono la Juventus, tanti salgono sul carro quando gli fa comodo e tanti scendono nel momento in cui c'è la prima difficoltà. Questo è vero e questa è l'unica pecca degli Juventini. Come una di tante pecche dei napoletani è quello di essere permalosi e di essere molto offensivi talvolta perché non si soffermano mai in merito a quello che si dice, ma solo al fatto di vedere un bianco o nero vicino al nome. E qui non è generalizzare, ma è che il tifoso medio talvolta, che può essere anche una minoranza, come può essere una maggioranza, non mi interessa, fa un po' parte, cioè fa un po' da rappresentante per tutta la tifoseria, ma non perché lo sia, ma perché agli occhi degli altri è così. Adesso faccio un altro esempio, che spero che vi sia anche più capibile, comprensibile, capibile, questa parola. Parliamo del terrorismo islamico, no? È chiaramente ovvio che c'è l'1% di terroristi che sono islamici e che sono terroristi. Talvolta si fa riferimento all'Islam come terrorismo, che è sbagliato di per sé, però quella minoranza, per quanto sia una minoranza talmente piccola che in confronto a tutti gli islamici del mondo è praticamente una formica nulla, quella minoranza in qualche modo fa da cattivo rappresentante di tutta la maggioranza. È la stessa cosa, talvolta si dice che i napoletani sono permalosi, non perché tutti lo siano, non perché tutti siano violenti, ma perché quella minoranza, dalla quale nessuno talvolta si emargina in qualche modo, fa da rappresentante per tutti. Io talvolta spero, dico sempre di emarginarmi da quella parte di violenti che c'è anche nella nostra tifoseria, da quella parte di occasionali che c'è, però talvolta a me viene dato dell'occasionale, del violento, quando in realtà magari non lo sono, perché io personalmente non lo sono, come molti di voi non lo sono. Però è anche vero che quella minoranza adesso ha un nome in particolare, c'è una specie di termine sociologico che non mi ricordo più, è il peso di quella minoranza nella maggioranza. Cioè la maggioranza è normale, la maggioranza è pacifica, la maggioranza è intelligente, come quelli che mi hanno commentato dopo, però quella minoranza macchia profondamente tutta la tifoseria. E quindi bisogna in qualche modo noi da Juventini o voi da napoletani emarginare quella minoranza, quella piccolissima, ma emarginarla, fare in modo che quella minoranza non venga riconosciuta da nessuno al di fuori della vostra tifoseria. È un consiglio, e questo consiglio vuol dire non... e com'è che si fa, secondo me? Com'è che si fa? Si fa semplicemente dando contro a chi interpreta il calcio in certi modi. Se io vedo gli occasionali non è che sto zitto, gli rispondo. Nel senso che rispondo, dico guarda, te la stai facendo fuori dal vaso per questi motivi. Il violento non è che sto zitto, cioè se c'è una episodio di violenza che coinvolge la Juventus perché c'è uno juventino che si mette a sparare in mezzo a una piazza, perché è juventino, cioè in mezzo alla piazza di un'altra tifoseria, voglio dire, non perché per altri motivi, io vado a condannare quella cosa là, non è che dica, vabbè, ma anche gli altri lo fanno, no, gli altri non lo fanno, non frega niente, io condanno ciò che è mio perché spero che ciò che è mio migliori e arrivi a un livello successivo. Stessa cosa per quanto riguarda i napoletani, c'è una minoranza, che sia una minoranza o meno, ma il tifoso medio napoletano è così, emarginato è quel tifoso medio, in qualsiasi modo. Poi ovviamente io come ho detto in quell'altro video, anche De Laurentiis sarebbe da emarginare per i comportamenti e per le parole che ha. Quel tipo di comportamento è dannoso a voi, soprattutto a voi, perché poi è la reputazione che uno si fa, e a noi perché chiaramente ci sta un po' sulle balle, questo discorso qua di attaccare del nord contro il sud, sono discorsi vecchi di 150 anni che possiamo tranquillamente lasciare a parte. Detto questo è il mio ragionamento, queste sono le mie risposte agli insulti, beh gli insulti non tanto perché credo che gli insulti meritino risposta. Però per farvi vedere un certo comportamento che a me non piace e che non deve piacere neanche a voi. E il fatto che sia scritto bianco e nero fianco al Marchesi non vuol dire che sia un bersaglio per gli insulti, ma semplicemente perché è meglio ascoltare quello che uno ha da dire e così via. In questo caso metterò i commenti bloccati, nel senso che lascerò commentare voi, però chiaramente con approvazione. Voglio vedere quanti commenti di insulti avrò in questo modo perché magari arriva qualcuno. Quelli che arriveranno non li approverò, ma li scriverò e li metterò in pagina, in modo che questa cosa andrà avanti all'infinito. Noi ci divertiamo anche, perché io mi diverto a leggere gli insulti, perché non mi offendo per niente, ma mi diverto perché in realtà va a confermare ancora una volta il fatto che io abbia ragione, che io sia una persona migliore di quelli che insultano. Però non mi ritengo mai, mai mi riterrò migliore di coloro che vengono da me a dirmi la loro opinione, anche diversa dalla mia, perché quello è quello che cerco, un po' di contraddittorio, lo cerco sempre nei miei video su YouTube. E da questo, io non so quanto... Aspetta, sì, vabbè, ho fatto un'omelia praticamente, 15 minuti. Niente, vi saluto, forza Juve e chi sia un bel campionato il prossimo, ma tanto lo vinciamo noi, quindi nulla da fare, scherzo, ciao. Paura, paura, paura.